Oggi vi 3-2-1 3, 2, 1, 3 oggi vi salvo io la cena, ok? O il pranzo, insomma, dipende. Prepariamo assieme dei toast, li ho definiti, secondo me, perché ci assomigliano molto, però non c'è farina, non c'è lievito, non bisogna impastare niente, non bisogna prendere il pan carré, però sono strabuoni, sono fatti con le patate. Pochi altri ingredienti e si possono farcire veramente con qualsiasi cosa che avete in frigo e che magari vi avanza oppure che dovete usare. L'importante è, secondo me, che ci sia un po' di formaggio, perché ovviamente dà la parte filante, no, al piatto. Le patate sono ben pronte, secondo me. Sì, sì, il coltello affonda. Basterà semplicemente prenderle, metterle in una padella, acqua fredda, perché le patate bisogna cuocerle partendo dall'acqua fredda, e le facciamo bollire per circa 25-30 minuti in base alla grandezza. Adesso le scolo e le schiaccio. Prendo uno scolapasta. Dov'è che ce l'ho? Per schiacciarle direttamente con la buccia basterà prendere la parte tagliata e metterla ovviamente nella parte bassa dello schiacciapatate. Una cosa, se non doveste avere lo schiacciapatate, tranquilli, usate una forchetta, ci vorrà un pochino più di tempo, ma non è impossibile fare questo passaggio. Adesso metto un po' di pan grattato, circa 50 grammi, poi guardate un po' voi in base alla consistenza che poi vi faccio vedere. Se avete problemi di intolleranza al glutine, visto che qua non abbiamo neanche farina, basterà usare un pan grattato senza glutine, oppure i vostri cracker li frullate e li mettete dentro. È morbida ma non si appiccica facilmente alle vostre mani. Prosciutto e formaggio, quindi un classicone, e zucchine e formaggio per una variante, insomma, vegetariana. Quindi le zucchine preferisco non tagliarle né a rondelle, né le taglio così proprio con la grattugia, le grattugio con questa qua, con questa parte a fori grossi. Con una grattugia del genere poi riesco a non farle cuocere in precedenza in padella, ma direttamente nei toast. Se non avete una grattugia così, basterà tagliarle a cubetti e cuocerle in padella un attimino, giusto per farle un po' ammorbidire. Così, mettendo il sale, no, le facciamo, oltre che ovviamente salarle, le facciamo anche macerare, per farli proprio rilasciare tutta l'acqua. 5-6 minuti tranquille. Nel frattempo ci dedichiamo alla, se non avete il formaggio già tagliato a cubetti, lo scubettate. E io vi consiglio, tra il resto, di usare magari un formaggio che io non userei, la sottiletta, perché non mi piace. Preferisco tipo un fontale, una fontina, un formaggio che si fonde facilmente, lo tagliate a cubetti abbastanza piccolini e siete a posto. Vedrete che il risultato sarà più saporito, più buono e anche più, non lo so, più sano. Bene, adesso formiamoli questi toast. Sicuramente ce ne verranno almeno 4. Per praticità metto un foglio di carta forno, ma tanto non li cuociamo in forno, è solo perché così si staccheranno più facilmente. Goccino di olio anche. Divido ovviamente il pezzo, il quarto, a metà, perché dobbiamo fare la base e poi la parte sopra. Dobbiamo dare proprio la stessa forma che al toast, eh? Anche stessa grandezza più o meno. Formo prima tutte le basi. Se vedete che l'impasto tende ad appiccicare, ungetevele leggermente. Allora, 2 col prosciutto, ovviamente circa 2 fette a toast, perché sennò, beh, deve essere un po' ricco. Vedete che hanno formato l'acqua di vegetazione. Spremiamo bene. Volendo così le potreste mangiare anche crude, eh? Calcolate circa una zucchina scarsa a toast. In queste qua con le zucchine io metto un po' di basilico. Se lo avete a disposizione usatelo, perché con le zucchine il basilico è veramente fantastico. Oppure anche la menta. La menta con le zucchine ci sta molto bene. Tenderanno a rompersi, perché siccome io le carico a palo. Lo prendo. Tende a rompersi, ma non importa. Coppiamo bene.
Se vi si formano dei buchi, tranquilli, basterà prendere un po' l'impasto, formarlo bene, stenderlo. Poi io sono particolarmente goloso e quindi li ho farciti tantissimo questi toast. Magari voi se dite, ah che esagerato, ne metto meno, sarà ancora più facile. Ma nonostante questo, anche se così lì per lì sembra quasi di aver poco impasto per coprirlo, dopo a stenderlo abbastanza sottile, così passando con la mano, modellandolo un po', sarà abbastanza facile. Adesso li cuociamo su una piastra, fiamma media, quindi niente forno. Tagliamo la carta forno in pezzi, così sarà facile anche farli cuocere questi qua senza romperli. Procediamo, ne cuociamo due alla volta, quattro è impossibile. Ok, 5 minuti per lato. Mi giro, vediamo un po', ecco qua. Guardate che super! Non serve neanche che io commenta, giusto? Ve lo straconsiglio, provatelo a fare. E come sempre taggatemi su Instagram o su Facebook se provate a fare queste ricette. Tac tac per altri due video, se non li avete ancora visti devo mettere la mano qua, però sono comunque invogliato a continuare a mangiare sto cavolo di toast. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti. Invece sotto c'è il collegamento per la ricetta scritta. Lasciatemelo finire adesso, noi ci vediamo al